Siamo qui con Pietro Martarella, amministratore delegato di AXA Investment Management in Italia. Buongiorno, dottor Martarella. Ci racconti un po' di come siete strutturati ad oggi sul fronte del retail, su cui state puntando molto di recente, e dove vorrete arrivare in futuro, insomma, gli obiettivi nel breve futuro. Allora, siamo molto contenti dei risultati ottenuti sinora sul fronte della distribuzione sul mercato retail dei nostri fondi e delle nostre capacità di investimento. In particolare siamo molto soddisfatti dei risultati ottenuti quest'anno sul fronte della distribuzione, direi fondamentalmente avendo raddoppiato quelle che sono le nostre masse nell'ambito della distribuzione retail. Per quanto riguarda le reti di promotori finanziari, con chi avete degli accordi adesso? Le due reti principali in termini di distributori oggi sono per noi Fineco e Montepaschi, però non dimenticherei gli altri 38 accordi di distribuzione e collaborazioni che ci sono in essere con altri soggetti collocatori che ci stanno dando grandi soddisfazioni, in particolare nell'ambito del private banking. Per quanto riguarda accordi futuri? Abbiamo addirittura d'arrivo un nuovo accordo importante che non mi sento di spendere attualmente perché non è ancora formalizzato, però ci auguriamo di poterlo comunicare a breve al mercato. Parlava di un raddoppio delle masse sul fronte retail. A quanto ammontano ad oggi? Oggi abbiamo circa 1 miliardo di euro distribuito attraverso accordi di collocamento in Italia. Invece parliamo di prospettive sui mercati per fine 2014 e per i primi mesi del 2015. Che cosa vi aspettate? Ma ci aspettiamo fondamentalmente un aumento, così come è già stato nell'ultimo periodo, della volatilità dei mercati. E direi la prospettiva è quella di vedere una progressiva risalita dei tassi a partire dagli Stati Uniti d'America durante l'anno prossimo, probabilmente intorno alla metà dell'anno prossimo. Quindi quello che vediamo fondamentalmente è un periodo in cui continuerà ad esserci volatilità e volatilità crescente sia sui mercati azionari sia sui mercati obbligazionari. Quindi un contesto sicuramente difficile ed impegnativo per l'attività di gestione dei risparmi dei clienti italiani. Su quali asset class consigliereste di puntare? Noi stiamo vedendo ancora con grande interesse quelle asset class che vengono definite a spread, cioè con un rischio di credito, a partire dalla yield fino al corporate, investment grade, rimanendo su prodotti, diciamo così, o asset class meno rischiose, e vediamo con ancora maggior favore prodotti di allocazione attiva tra le varie componenti della asset class obbligazionaria. E lì, devo dire, è là dove già il mercato si è orientato negli ultimi anni in termini di soluzioni di investimento multi-asset e a distribuzione di cedola. Secondo noi quest'area di investimento continuerà a rimanere predominante probabilmente anche nei prossimi mesi. Per quanto riguarda eventuali nuovi prodotti in arrivo? Direi che più che focalizzarmi sui nuovi prodotti in arrivo, visto che ne abbiamo in un certo senso sfornati un numero ampio negli ultimi anni, mi focalizzerei su quelli che ritengo possano dare maggiori soddisfazioni per i clienti nei prossimi 6-12 mesi, che a nostro avviso sono, come citato prima, il comparto dei prodotti a spread, in particolare di nuovo la yield sia globale che americano o europeo, soprattutto nella loro fattispecie cosiddetti short duration, cioè a direi maturity a durata relativamente corta, cioè che permettono in qualche modo di beneficiare delle potenziali opportunità di queste asset class, proteggendo però dalla volatilità e dai rischi di ribasso o contenendo i ribassi che queste classi di attivo tendono inevitabilmente ad avere. Grazie mille.